Benvenuti al secondo ciclo di conferenze della domenica del Boetico Vegan Festival. Abbiamo questo spazio introdotto nel nostro calendario delle conferenze per il piacere di avere qua Stefania, che è un'amica del Boetico Vegan Festival, visto che è praticamente la terza sua modalità di presenza, nel senso che prima è venuta addirittura come cantante 3 anni fa, l'anno scorso come volontaria, quest'anno anche come relatrice. Stefania Centonze, nella presentazione della neonata associazione Diverse Voci, che con Loretta, che appoggiava e quindi l'abbiamo beccata al volo, ha costituito questa associazione per dare voce ai versi e voce alle voci. Passo la parola a Stefania, benvenuta. Grazie mille, uso questo. Ok, quindi sono Stefania, sono un'appassionata... Ok. Ok. In questi 30 minuti cerchiamo di darvi un'idea di quella che è una delle attività che con la nostra associazione portiamo avanti, che si chiama Gli animali vanno a scuola. Gli animali vanno a scuola è un progetto che porta i temi animalisti, ambientalisti e antispecisti nelle scuole di ogni ordine e grado in provincia di Bologna. Gli animali vanno a scuola, come diceva Fabrizio, è un progetto dell'associazione Diverse Voci in collaborazione con LAV, con Essere Animali e con altre associazioni del territorio, per esempio Sostenibilità e Territorio di Antonino Morisi. Diciamo che abbiamo formato un gruppo di lavoro dentro al quale diverse figure portano le loro competenze, per esempio abbiamo una nutrizionista che ha redatto per noi una piccola presentazione di quelli che sono i vantaggi dell'alimentazione vegana, abbiamo ambientalisti, abbiamo psicologi, abbiamo il grande supporto di LAV che ha un settore nazionale dedicato all'educazione per dare un servizio più completo e competente possibile. Gli animali vanno a scuola, porta davvero gli animali a scuola. Qualche volta il mio amico Alex, un pitbull tutto muscoli e coccole, viene con noi in classe. Questo, solo l'idea che Alex entri in classe fa illuminare gli occhi dei bambini, improvvisamente la loro mente non gli fa sembrare più di essere a scuola ma di essere in un altro posto, si accende in loro la curiosità, insieme alla curiosità anche l'entusiasmo, la voglia di capire, la voglia di raccontare, di raccontarsi. Improvvisamente anche noi, tutti quelli che sono con Alex, diventano empaticamente animali. Anche noi siamo animali, che ci sorprenda o meno. I bambini hanno quindi questa grande attrazione per gli animali. Questa attrazione sappiamo che la nostra società la veicola in termini di profitto economico. Li attira al circo, allo zoo, agli acquari, ai delfinari. I gestori di questi posti si tengono i soldini e restituiscono ai bambini una visione distorta degli animali. Non imparano niente da una foca maestrata o da un elefante che si siede su uno sgabello, anzi, interiorizzano la sottomissione e la cattività. Le nostre lezioni danno tanta attenzione ai temi, ma anche alla didattica, cioè al modo in cui noi entriamo in classe. Quindi le nostre non sono lezioni frontali,
non sono sequenze di slide, non sono elenchi di divieti. Quello che noi cerchiamo di fare in classe è di suscitare e di condividere le emozioni. Un esempio per farvi capire concretamente quello che facciamo. A luglio ci hanno invitato ad Imola in un centro estivo ed è stata una bellissima avventura. Abbiamo introdotto il tema degli animali passando dalla porta dello sport. Abbiamo chiesto ai bimbi quali sono gli sport in cui sono coinvolti gli animali e poi abbiamo chiesto loro di giocare con noi ad un gioco, cercando di rispettare una sola regola. In un gioco o in uno sport tutti si divertono o imparano qualcosa, anche se a volte capita di perdere. Ma se qualcuno soffre, viene maltrattato o addirittura perde la propria vita, non è più uno sport, non è più un gioco, ma è una crudeltà. Dividiamo i bimbi in piccoli gruppi, a seconda di quanti sono, e diamo loro delle immagini, belle grandi, dove sono ritratte delle attività e loro devono scegliere in quale di queste immagini è rispettata la nostra regola. Per esempio chiediamo a loro, ai cavalli piace saltare gli ostacoli? Guardate bene che cos'ha in mano il fantino, la frusta. Guardate bene che cos'ha nei piedi il fantino, gli speroni. E guardate in bocca che cos'ha il cavallo, il morso. Che cos'è il morso? Il morso è un pezzo di ferro che sta sopra la lingua e sotto la lingua. E il fantino tira a destra, a sinistra. E il cavallo soffre, per questo salta gli ostacoli. E se non gli salta, frusta e sperone nella panciona bella del cavallo. Il cavallo non è libero di andare dove vuole, non è libero di giocare, non è libero di brucare l'erba, è costretto a saltare gli ostacoli. Il tema della pesca è sempre molto coinvolgente, perché già all'elementare i bimbi seguono i nonni a pescare. E quindi sembra una cosa bella, ma è come la caccia. Anche se sembra meno cruento, perché spieghiamo che i pesciolini non possono gridare. Dopo aver fatto vedere alcune immagini reali di quello che succede ai pesci una volta che l'amo entra in bocca, un bambino una volta ci ha chiesto, ma adesso io come faccio a dormire? Non riesco più a dormire. Perché? Ma quelle foto, io non avevo capito, io pensavo che i pesci dopo in acqua potessero vivere. Io credo che non mi piaccia più. Credo che vorrò vedere i pesci vivi nel laghetto. Per rasserenare gli animi, cerchiamo sempre di concludere con un'attività positiva, che rimanga un bel segno, gioioso. E abbiamo quindi cominciato a preparare la prima favola animata animalissima. È una storia che facciamo a tre voci. Se rimane qualche minuto, proviamo di farvene avere un piccolo estratto. Sono delle favole, in questo caso, scritte da Pier Mauro Marras, che è un metallaro sardo, simpaticissimo scrittore, ed è distribuito da Gireora, un librino che potete scaricare e leggere. I bambini sono assolutamente coinvolti da questa favola, noi utilizziamo alcuni oggetti, alcune immagini e vogliono sapere come va a finire e quindi si immedesimano i personaggi e le storie sono sempre a lieto fine. Il progetto che noi proponiamo a tutte le classi, sia medie, elementari e grandi, sono due moduli di due ore. Nelle prime ore, diciamo nel primo modulo, noi cerchiamo di partire con quelle che sono le parole difficili, lo chiamiamo l'alfabeto animalissimo. Alcune le abbiamo messe per terra, sono proprio gli strumenti concreti che noi utilizziamo in classe. Spendiamo molto tempo per parlare dell'empatia. Come facciamo a spiegare che cos'è l'empatia ai bambini? Che sappiamo che fino a una certa età non hanno la capacità di astrazione. E facciamo loro questo piccolo gioco. Thank you.
ho pensato, non so, mi ho dimenticato di meditare, perché scusa, mi sono stata anche io meditata, dai 10 minuti non cambia la vita. Io mi rendo conto che questa cosa del fastidio e cercherò di migliorarlo, perché so che ti nervosisci e che ti preoccupi, cercherò di lavorare su questa cosa. Grazie. Questo viene fatto con i bambini, ovviamente, con temi adatti a loro, sono loro che proprio che esprimono i loro disagi, le loro liti con i fratelli, e quindi la loro rabbia viene in questo modo scaricata e capovolta, mettersi nel posto dell'altro, immedesimarsi. Questa è la parola empatia, perché noi anche animalistici riempiamo la bocca con questa parola, empatia, ma noi siamo empatici anche con gli altri animalisti, anche con le altre persone, quindi va insegnato da piccini. Dopodiché noi, durante il primo modulo, cominciamo a parlare degli animali che sono più vicini a noi, il cane e il gatto, gli animali che conoscono i bambini. Spesso proponiamo loro il gioco dell'etologo, li dividiamo in piccoli gruppi e chiediamo a loro di dare un responso ad alcune situazioni anche reali che noi come attiviste ci vengono poste. Per esempio facciamo vedere la foto, l'immagine di un cagnolino chiuso su un balcone con la sua cuccia, con la sua acqua, e diciamo: ma è una cosa etologicamente corretta, oppure noi possiamo dare altre indicazioni ai proprietari, e così via. E loro diventano dei piccoli etologi, cercando di spiegare loro, e poi saranno loro che spiegano a noi le ragioni per cui una situazione è corretta o è correggibile. Con i più grandi, chiaramente, tutte queste, il secondo modulo invece cominciamo a parlare di quelli che sono gli animali più lontani da noi, e quindi cominciamo a introdurre il tema del circo, il tema dello zoo, degli acquari, su degli acquari e delfinari abbiamo lavorato tanto, e poi eventualmente il secondo anno, soprattutto con i più grandi, cominciamo a introdurre il tema dell'alimentazione, quindi parlando di allevamenti intensivi fino anche ai laboratori di vivisezione. Abbiamo avuto degli esperti che sono venuti a parlare con le quarte e con le quinte, vi faccio proprio alcuni nomi: Carlo Prisco, che sarà qua alle 6, che è un avvocato vegan, un filosofo, un autore, un pensatore. Abbiamo avuto Andrea Morisi, che è stato assessore all'ambiente per 10 anni a San Giovanni in Persiceto, e ha parlato di caccia, educazione faunistica, gestione faunistica. C'è stata Margherita Girotti della SIWA, che ha parlato di che cos'è la zoantropologia, e c'è stato anche il professor Guido Dalla Casa, che ha parlato di ecologia profonda. Nessuno sapeva che cos'era l'ecologia profonda, l'abbiamo portata nelle scuole. Quest'anno il progetto, che dovrà essere, speriamo, accettato a pochi giorni, comprende, oltre a questi due moduli, un ciclo di 3 conferenze, di cui una è la presentazione del manuale per le scuole a cura di LAV con Giacomo Bottinelli e Lara Maruccelli. Questo è un manuale che noi distribuiamo a tutti gli insegnanti, perché è di facilissima lettura, e diciamo che noi condividiamo praticamente tutto quello che c'è scritto qua sopra, sia come temi sia come approccio, ed è scritto in un modo eccellente, quindi i professori possono essere, diciamo, introdotti in questo, nei nostri temi. In più abbiamo proposto di fare la proiezione al cinema di San Giovanni in Persiceto, che tiene 800 posti, e quindi 800 ragazzi vedranno Cowspiracy. Non è finita, abbiamo programmato un seminario per gli insegnanti sul tema del link. Non so se conoscete Link Italia, è nel Modenese. Francesca Sorcinelli ha creato una cosa bellissima. Il link che cos'è? Link significa collegamento. A fronte di una violenza sugli animali, abbiamo una violenza su un umano. Lei ha fatto questo rapporto raccogliendo tutta la letteratura scientifica e criminologa, analizzando le figure di quelli che sono le violenze, per esempio sulle donne o le violenze sui bambini. Bene, in pregresso tutte queste persone hanno commesso violenza sugli animali.
Cosa serve questa cosa? Serve per formare docenti, insegnanti, presidi capaci di vedere quali sono i segnali di allarme. Tirare la coda a un cane, uccidere una lucertola, bruciare le zanzare, le mosche. Molto spesso sembrano scherzi da bambini, non gli si dà il giusto peso, ragazzate, e invece sono segnali, sono piccoli segnali. Se tutti quanti, gli educatori, i genitori, sanno invece riconoscere questi segnali e dare delle giuste risposte, non ci sarà una sorta di escalation, e questa aggressività, che è sempre sinonimo di una insoddisfazione, di un'infelicità, di qualcosa che in noi non va, perché chi è scontento fa del male, chi è contento non lo fa, e quindi devono andare a vedere le ragioni di questa cosa, fino a prevenire atteggiamenti antisociali. Come si fa a entrare nelle scuole? Non è facile, ma è possibile. A nostro vantaggio abbiamo un'iniziativa congiunta del Ministero dell'Ambiente e del Ministero dell'Istruzione, in cui l'educazione ambientale approda nelle scuole come insegnamento obbligatorio dalla scuola dell'infanzia alla maturità già a partire dall'anno scolastico 2015-2016. Tra tutti gli argomenti dell'insegnamento abbiamo la tutela degli animali, tutti gli animali, dell'ambiente e l'alimentazione sostenibile. Quindi noi possiamo entrare nelle scuole a parlare di queste cose. Anzi, noi siamo funzionali agli insegnanti. Questa non è stata dedicata un'ora, non è stata formata una persona per parlare di queste cose. Quindi è in questo gap che le associazioni possono entrare e dire: posso approfondire io l'argomento? In modo competente e con i giusti metodi, possibilmente in un'ottica antispecista. Due, e poi chiudo, sono gli aspetti che vorrei che rimanessero da questa presentazione. Nel nostro gruppo di lavoro abbiamo visto che tantissimi sono i temi, tantissime sono le attività, tantissime sono le idee, gli argomenti, tantissimi sono i libri, tantissime sono le fonti, tantissime sono le idee per portare attività in classe. La nostra attenzione dopo tanti anni di questo lavoro è anche alla didattica. Quindi, così come noi rigettiamo lo sfruttamento e l'appiattimento culturale che si sta creando, generazioni di soggetti individualisti oppure competitivi, sconnessi, dissociati, violenti perché insoddisfatti, dobbiamo essere anche noi nel momento in cui entriamo in classe, perché quando entriamo in classe, anche se siamo semplici volontari o cantanti punk, diventiamo degli insegnanti, per cui dobbiamo essere molto responsabili di quello che diciamo. Dobbiamo avere massima attenzione per non ripetere gli stessi atteggiamenti autoritari. In fila per tre, alza la mano, no, no, no. Si cerca un altro approccio, per quanto possa essere difficile, e questo comporta un grandissimo lavoro su di noi. Per fare questa cosa io mi sono letta in questi anni tutti questi bellissimi libri, li lascio qua, sull'educazione libertaria. Per chi è amante dei temi antispecisti è un percorso bellissimo da fare. L'Italia, come in tante cose, è fanalino di coda, però già in Inghilterra ci sono tantissimi esempi, in America, di questi insegnanti, e in questi libri si scoprono davvero tantissime cose molto interessanti che possono unire, perché sappiamo che tutto è collegato. Seconda cosa, perché io sono qui? Non perché sono una protagonista, non perché mi piace stare sul palcoscenico, perché sono emozionata e faccio anche fatica, ma perché non solo a Bologna, ma se in tanti paesini ci fossero queste risorse, ci fossero queste associazioni che con il supporto nostro, con il supporto di LAV, si mettessero in pista, entrassero nelle scuole, nel giro di pochi anni riusciremmo a contattare davvero, riusciremmo a fare sentire le nostre ragioni, perché le nostre ragioni le abbiamo tutte. Abbiamo ragione al 100%, non c'è una cosa su cui l'antispecismo, l'alimentazione vegana è sbagliata. Abbiamo tutte le ragioni dalla nostra parte, dobbiamo solo entrare e farci ascoltare. Quindi noi abbiamo il banchetto qui fuori, il mio tempo a disposizione è finito, fate la cartella, non dimenticate niente, bambini, non dimenticate mai che gli animali,
Hanno un cuore, un cervello, come noi, hanno la stessa voglia di vivere, di giocare, di sperimentare. Ringrazio tutto lo staff del Boetico, ringrazio in particolare Fabrizio e Marina che hanno avuto l'attenzione di far entrare quest'anno al Boetico il tema dell'educazione e speriamo che il prossimo anno si possano fare anche delle attività per loro perché sono loro il nostro futuro e quindi è giusto dare loro la giusta attenzione. Abbiamo 10 minuti. Facciamo una piccola favola animata, così finiamo con il cuore leggero. Grazie a tutti. Questa è l'autenticità di Stefania. Ringraziamo per l'emozione che ha portato e che ha vissuto. A voi la rappresentazione della favola. Un microfono per qualcuno, grazie. Bambini, non siamo piani. Venite vicino, c'è una favola. Venite vicino, 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 vicino. Qui là in fondo, qui, qui, qui. Perché racconteremo la storia. Una storia vera. Venite, 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 venite vicino. Di avere
da una roccia altissima che, capitombolando e atterrando fortunosamente sopra i rami di un albero, infine sopra un cumulo di palle. Per fortuna non si era fatto nulla. Dopo essersi ripreso dal grosso tuttolone, si sollevò in piedi e cominciò a gridare, chiamando i suoi genitori. Mamma! Mamma! Sono qui! Pedro! Porta Pippo! Ma dove siete? Sono Pippo! Sono qui sotto! Non gridare! Potrebbero sentirti e venirti a prendere per chiuderti qua dentro. Cerca di scappare subito se puoi. Chi sei? Sono 707. Sono nato e vivo in questo allevamento, ma vorrei tanto andarmene. Ma sei anche tu un cinghiale? No, sono un maiale come tutti gli altri che ci sono qui. Maiale? Ma se non ti ho mai visto nel bosco? Bosco? Che cos'è un bosco? Ma il bosco è dove abito con la mamma, il babbo, i miei fratelli. Ci abitano tantissime famiglie di cinghiali, di gufi, di porcospini, le tartarughe, le volpi, le donne, gli scoiattoli, le lucertole e ancora tanti altri animali. Il mio papà li conosce proprio tutti. Siamo venuti qua a cercare cibo in attesa che la grande quercia faccia cadere le sue piante. Che bravo! Conosci proprio tante cose. Io non sono mai uscito da qui. Vivo sempre qui dentro, da quando sono nato. Ancora non mi lasciano uscire. Non ti lasciano uscire? No, usciamo da qui solo quando siamo grandi e grossi. Ci danno tanto, tanto da mangiare e da bere. Io mangio tantissimo, perché non vedo l'ora di uscire. E quando uscite dove andate? Non lo so. Nessuno è mai tornato per dircelo. Ma perché non devi scappare? Non è possibile scappare da qua dentro. Ma niente è impossibile. In più, ho un'idea. Pippo! Pippo! Pippo, ma dove sei? Sono qua giù, sono qua giù. Venite! Fratelli, dobbiamo aiutare i maiali che sono rinchiusi in questo allevamento. Bosco, spostatevi, adesso faccio un balzo, torno indietro e andiamo a cercare aiuto. Pippo Salterino diede un'ulteriore prova di agilità, saltando una recinzione alta almeno 10 volte più di lui. E insieme ai suoi fratelli da bravi figli, corsero immediatamente a chiedere aiuto al papà e alla mamma. Il papà, una volta informato dell'accaduto, si recò sempre di corsa dove c'era rinchiuso il maialino. I due genitori si resero subito conto di che luogo si trattasse. Era un luogo di cui avevano sempre sentito parlare, ma che non avevano mai visto. Sapevano che era molto pericoloso, perché gli animali a due gambe, chiamati uomini, allevavano i cinghiali catturati tanto tempo fa nel bosco per farli ingrassare e poi mangiarli. Mangiarli? Mangiarli, certo, li mangiano. Non c'era un attimo da perdere. Babbo Costantino guardò negli occhi mamma Lucilla e, rivolto ai loro cinghialetti, disse: fatevi da parte, piccoli! Babbo e mamma, adesso butteranno giù questa recinzione! E così, dopo aver preso un bel rincorsa, i due genitori misero un forte respiro dal naso e, mentre sfregavano per terra le zampe anteriori, contavano fino a 3. E 1, e 2, e 3! E partirono a testa bassa, a forte velocità, verso la recinzione, che colpirono e sollevarono con le loro zampe con così tanta forza che volò per aria, creando una grande apertura. Sotto lo sguardo sorpreso dei loro 4 cinghialetti, si lanciarono ancora con forza bruta sulla grande porta dell'allevamento, la quale si staccò dai cardini, finì per terra emettendo un forte boato. Tanto che i maiali all'interno si spaventarono e si girarono a guardare cosa fosse accaduto. Non fecero nemmeno in tempo a parlare che papà Costantino urlò con voce fortissima: tutti fuori da qui! Scappiamo!
e andarono nel grande bosco, lontano da quel tremendo luogo costruito dall'uomo. Giunti in un posto sicuro, non molto distante dalla tana della nostra brava famigliola, i cinghiali notarono un testo in terra. Tantissime ghiande! Erano arrivati nel bosco, potevano mangiare quello che volevano, tantissime ghiande! Così tutti i maiali insieme ai cinghiali iniziarono a mangiarle con il sorriso stampato sui loro simpatici musetti. E in quel momento, 7:07, si diresse verso Peppo Salterino. Appoggiò il suo nasone grufoloso sulle sue spalle e disse: se non fosse stato per questo coraggioso piccolo che ci ha trovato, saremmo ancora rinchiusi nell'allevamento. Da oggi sarà il nostro piccolo grande eroe. Evviva Peppo! E fu così che da quel giorno stettero tutti insieme nel grande bosco, come natura comanda, in armonia con tutti gli altri abitanti, e vissero tutti felici e contenti e gruppo lamenti. È molto aggressivo, vero? È uno scherzo. Grazie a tutti dell'attenzione.